La gara è andata benissimo, sono contentissimo perché mi sono proprio divertito, è un percorso spettacolare, bellissimo come piace a me, parecchio ciclabile, poi arrivare qua sul lungo lago, penso che sia il lago più bello d'Italia se non d'Europa, per cui una bellissima gara organizzata penso alla perfezione, perché svolgendosi su una tratta così lunga e vasta è difficile tenere tutti a bada, nessun problema sul percorso, io sono molto contento, ho provato a partire con i primi perché altrimenti restavo da solo da subito. Niente, ottime sensazioni, correvo diciamo quasi con un attimo di margine, alla fine ho cercato di spingere ancora un po', però visto che i tempi venivano, sono contento, un'ora 6:18, un'ora 6:20, sono contentissimo perché a 2 settimane dalla maratona di Venezia non pensavo di mantenere questa condizione. Vediamo, speriamo che la testa regga, vorrei correre ancora una mezza entro fine mese, ma la decisione penso che in serata arriverà, devo decidere se correre la maratona di Reggio Emilia o no, per cui ma penso che nel giro di un giorno o due le gambe e la testa mi diranno cosa posso fare. Sicuramente per correre una maratona come quella serve molta testa perché sarà una gara abbastanza tattica, per cui niente, le risposte di testa oggi le ho avute, le gambe erano un po' stanche ma arrivo da 2 settimane un po' travagliate, niente. Ho anche lavorato tutta notte, per cui stamattina ho smontato, ho cercato di venire qua, spero che gli organizzatori siano contenti della mia prestazione, io ho dato tutto come quando metto un pettorale cerco sempre di dare più del 100%, per cui niente, ringrazio tutti perché anche lungo il percorso c'era molto pubblico, bellissima gara. Giovanni, parlando della gara di oggi, quali emozioni correre, tu che hai corso ovunque oramai in Italia anche all'estero, quali emozioni correre a Riva del Garda, correre su un percorso del genere, un percorso che consiglia a tutti o piuttosto che le grandi maratone europee, insomma parliamo un po', diversifichiamo il discorso. Dato che siamo in un periodo dove si parlano di prodotti a chilometro zero, questo sicuramente per noi italiani è una mezza maratona a chilometro zero perché comunque è di ottima qualità, ma sicuramente non sono io a dirlo, ma i quasi 4.000 partenti di oggi, per cui io sono una minima parte e posso dare la mia opinione, ma sicuramente è già stata premiata prima di finire questa mezza maratona. Ogni anno cresce, per cui l'ho detto, questo lago è bellissimo da capo, da in cima in fondo, per cui speriamo che noi italiani capiamo questa fortuna che abbiamo, perché abbiamo tanti stranieri su questo lago, ma dovrebbe riempirsi anche di italiani secondo me. Tornerai una prossima volta? Ma se le gambe reggono, adesso non dico che sono vecchio, però comunque ogni anno che passa è sempre dura continuare a correre, però sicuramente quello che vorrò fare è andare a fare tutte le gare che magari ho cercato di fare in testa, cercare di farle in mezzo al gruppo per divertirmi, e questa sarà una di quelle di sicuro.